Che GSM è calata rispetto a poc'anzi a 3,72, ma è il momento della partenza, dunque va a partire l'ottava ed ultima corsa di Palermo. Ottava ed ultima corsa di Palermo, indigene di 3 anni sul miglio, è il momento dello stacco, stacco che avviene in questo istante, si è attardato il numero 9 Surprise ed è Saska Shack GSM che guadagna la corda, ma deve dare strada a Sara BLV, partita molto bene, è partito anche il favorito Sax del Ronco, ma si trova in quinta posizione, pressato all'esterno da Scudo Petral, in posizione tatticamente non semplice, mentre in avanti Sara BLV ha preso un po' la mano a Gasparello Verde e guadagna qualche lunghezza nei confronti di Saska Shack GSM. In terza posizione, adesso i cavalli stanno per imboccare la retta delle tribune. In terza posizione c'è Socrate Rock che è riuscito ad avviarsi senza divagazioni. Dunque al comando Sara BLV, primi 600 metri abbastanza veloci, 45 scarsi per la cavalla guidata da Gasparello Verde che precede Saska Shack GSM, poi in terza posizione Socrate Rock, poi ancora il Sax del Ronco, qualcuno prova ad avventurarsi per linee esterne, mentre eccolo qua inquadrato, si tratta del numero 10 di Stile del Nord che deve provare a costruirsi all'esterno in uno schema non proprio congeniale. Adesso sposta Sax del Ronco, scusate, Saska Shack GSM va all'attacco di Sara BLV liberandosene senza grossi problemi, eseguita nella sua progressione da Stile del Nord, 17 appena scarsi per il primo chilometro, quindi andatura in linea con i valori della categoria. Adesso c'è l'avanzata dell'outsider Stuart Blond che prova l'avanzata in terza ruota, adesso in seconda su Stile del Nord, mentre prova a difendersi Saska Shack GSM e anche Socrate Rock prende la via del largo per unirsi alla lotta. Sembra un po' stanca Saska Shack GSM, diventa sempre più minacciosa l'avanzata di Stuart Blond, altrettanto minaccioso all'esterno il numero 6 di Socrate Rock, fasi conclusive molto convulse e sul palo è Natale Cintura probabilmente che la porta a casa con Socrate Rock, vediamo un po' il replay se conferma questa impressione, ecco gli ultimi metri, sì, è proprio così, 6-8-3, ha vinto dunque Natale Cintura, terza in giornata per il puledro del signor Gianluca Di Venti, quota di 3,59 al totalizzatore, ha sfiorato il colpaccio l'outsider Stuart Blond che ha relegato al terzo posto Saska Shack GSM in numeri dunque 6-8-3.